C'era un ragazzo di provincia, uno come tanti, di quelli che amano godere la propria assenza di gioventù. C'era un ragazzo che amava tanto la musica e le feste, come tanti, che godono dei momenti di socialità. Oggi invece c'è un uomo che a volte, stupendosi di quel che è accaduto, ha girato il mondo e si è trovato accanto ai più importanti personaggi del mondo musicale. È diventato uno dei più acclamati DJ del pianeta, oltre che conduttore e produttore di format prestigiosi. E nonostante ciò, continua ad avere ancora un entusiasmo quasi adolescenziale, nonostante i suoi 40 anni di carriera. Parliamo di DJ Onofri, che nel suo libro appena pubblicato, Dalla provincia a Miami Beach, un viaggio dal Mar Tirreno a Ocean Drive, racconta e mostra la sua fantastica avventura. Ed è con l'autore che oggi noi parleremo dalla parte del libro, ma naturalmente, come sempre, dopo la sigla. Amici di Globus, benvenuti. Eccoci ancora una volta a casa nostra, Globus Television, dalla parte del libro, la vostra vetrina fedele di tante novità letterarie, ma soprattutto tante passioni culturali. Stasera parliamo di musica, però mi piace pensare anche parliamo di sogni che si avverano a volte quasi inconsapevolmente. Ci sono delle opportunità, ci sono degli incontri particolari e poi portano naturalmente ad avere il massimo della carriera. E questa cosa poi la racconta appunto il nostro protagonista, DJ Onofri, che è con noi. Ciao Roberto! Eccola, è qui col libro, perfetto. Infatti la cover l'abbiamo tutti, ok. Grazie Franco, ottima presentazione. Ciao Roberto. E un saluto a tutti gli amici di Globus che io seguo anche in America, sia quando sono a Miami che quando sono a New York, grazie a Cyber TV dove voi siete presenti. Ok, anche di quello noi naturalmente ne parleremo, okay. Infatti. No, ma allora, tu, a me piace partire con una cosa, partire pensando che il tuo era un sogno quasi appunto inconsapevole, ma che via via, almeno leggendo il tuo libro, si scopre un po' questo, no? Che tu andando avanti col tempo ti rendevi sempre più conto di star raggiungendo quel sogno che magari prima non pensavi neanche di avere. Assolutamente no, anche perché immagina che io nasco a Civitavecchia. Civitavecchia è una città in provincia di Roma. E i miei amici, abbiamo vissuto in un quartiere periferico, ho vissuto con i miei genitori in diverse case, poi diciamo l'adolescenza piena in questo quartiere periferico che si chiama Campo dell'Oro. Già è bello proprio il nome, la cosa qui. Io pensavo di essere già ricco sotto casa. Guarda, che sempre il libro lo faccio vedere, che pubblicità è progresso, lo sai, no? Vabbè, tu penso che ci vivi anche di queste cose, per cui... Questo Campo dell'Oro, che poi era dovuto al fatto che in tempi molto lontani c'erano dei campi pieni di spighe di grano, e sì. Il grano era, quindi era questo, per certo. Questa la dominazione del mio quartiere. Insomma, lì con i miei amici di sempre, iniziamo come tutti gli adolescenti, 14 anni, a cercare di uscire in comitiva, non essendoci social, certo. Uscivamo in comitiva e cercavamo di andare alle feste che organizzavano i vari gruppi, certo. Per conoscere le ragazze, che poi quello è stato sempre il nostro cruccio. Inizialmente noi dovevamo andare... Diciamo che è abbastanza naturale questo, comunque. Facevamo colpo, allora dicevamo, guarda, quella mi ha guardato, quell'altra mi ha detto, chiama però a quest'ora perché non c'è il papà, ti risponde lei, forse, certo. O attaccare. Insomma, queste attese comunque che... sono molto ben rappresentate in tanti film dell'epoca. E da allora abbiamo iniziato a suonare. Era l'epoca dei complessi. Il DJ era praticamente la persona che tra un
tra un complesso e un altro complesso che c'erano le serate di carnevale, quello che metteva la musica e faceva riposare i musicisti. Certo. A me piaceva questo perché non essendo un musicista, io appena suono un po' la batteria, perché mi piace proprio la ritmica da sempre, certo. Anche perché se no il DJ, cioè basso e batteria, sono le cose più belle che uno può trovare diciamo nei dischi. Beh, insomma, per fartela breve, io andavo lì perché poi vedevo che quando mettevi i dischi arrivava sempre la ragazzina che che colore mi puoi mettere, mi puoi fare, già eravamo così, mi puoi far passare, mi puoi passare, sì, questo pezzo mi puoi passare. E poi era abbiamo fatto, iniziamo l'epopea anche delle radio libere. Io un giorno accompagnavo un mio amico che doveva fare un provino in una radio di Civitavecchia che si chiamava Radio Zenith, e lui andò a fare il provino di questa radio, lo presero, ma poi il presidente chiamò la sera a mio padre a casa, oltretutto si conoscevano per via di una cooperativa che era quella che aveva dato le case dove noi abitavamo, e gli disse a mio padre, si chiamava Gino, disse: ma Gino, ma tuo figlio si chiama Roberto, ma qui c'è una domanda, fallo venire su, che mi piace il fatto che i ragazzi si occupano di musica, sai. Tutti i genitori di allora, di oggi e di domani si preoccupano sempre su quelle che sono le cattive compagnie dei vari figli. Assolutamente. Portarli in un ambiente dove si conosceva perlomeno la proprietà e chi frequentava era una cosa bella. Certo. Insomma, io andai lì e iniziai, ma fu amore a prima vista, il fatto di parlare dietro un microfono, di persone che ti ascoltavano, eccetera. I miei amici di sempre, appunto, che venivano con me e mi davano la scaletta dei dischi da passare, perché le radio pionieristiche, certo, avevano mille difetti, ma un grande pregio, quello di avere il cuore, ognuno poteva fare la propria scaletta musicale. Cosa che oggi non si può fare più, nella radio è assolutamente impensabile. Nel tempo, guarda, con tutte le collaborazioni che ho fatto fino a Radio Rai, insomma, ti rendi conto che tu sei soltanto una voce, sei un grillo parlante, se devi mettere un disco devi passare da una trafila enorme e capire se possono fare uno strappo. No, allora non era così. Capisco, insomma, bene. Sai bene, no, come funziona? Ma sì, perché noi abbiamo quasi la stessa età, forse. Bene. Sono un po' più grande di te. Di 20 anni, insomma, dai. Come? Un po' più di 20 anni, insomma. Sì, sì, qualcosa in più, diciamo che sì, 3 volte 20 anni, vabbè, ma lasciamo, non è un problema questo. No, però la tua trafila, diciamo, l'ho fatta pure io non sono arrivato ai tuoi livelli, sono rimasto, diciamo, a fare il DJ, l'ho fatto per pochissimo tempo, però poi ho rifatto radio dopo tanto tempo, però facevo un programma, un talk più che altro, mi sono specializzato un po' in quello che è l'aspetto giornalistico e quindi mi ha portato di nuovo nel mondo della radio, e devo dire sono rientrato, e quello che dicevi tu l'ho notato anch'io, dalla libertà che poteva esserci negli anni 70-80, oggi è tutto invece molto più inscatolato, però va bene così. Senti, ma tu invece il tuo futuro da ragazzo, prima di come lo immaginavi? Guarda, io ti posso dire una cosa, e mi ricordo una frase, quelle frasi che ti rimangono stampate, allora considera che io ho vissuto appieno tutti gli anni 80 e 90, ovviamente, no? Quindi con la bella musica che c'era, certo, e mi piacciono già le musiche che c'erano in discoteca. Andare in discoteca era già una meta importante socialmente, andarci, e poi pure di farti anche pagare come DJ, poi è stato proprio un sogno il fatto che ti divertivi e ti pagavi. Certo. E vedo qua una foto. Sì, adesso no, adesso poi faremo una carrellata e li commenteremo tutti. Per ora la regia sta mandando un po' di foto. Sì, poi li commenteremo uno a uno. Dietro c'è Sean Lennon, che è figlio suo. Sì, sì, di John Lennon. Vabbè, insomma, avevo una cosa da sempre. Io avevo una ragazza, i primi amori filarini che uno aveva, no? E ricordo che c'era questa ragazza alla quale io tenevo, ma eravamo piccoli, cioè nel senso avevamo meno di 18 anni, sai, quelle frequentazioni, e mi disse: no, sai, perché Roberto dovremmo fare delle cose serie, sai, le cose che tu chiedi sempre, no, al proprio. Io ho fatto: no, ma io devo diventare campione del mondo come DJ, non posso fare questa cosa la mia. Mi ricordo queste parole perché quando lo raccontai ai miei amici, mi dissero: ma Roberto, ma che sei, cioè, vai a dire questa cosa qua? Io dico: ragazzi, ma neanche voi credete in quello. Io sapevo,
non sapevo che cosa avrei fatto, ma sapevo sicuramente che non mi sarei fermato lì. Non mi sarei fermato alla città, a Roma, che già era grande e quindi ti offriva tante possibilità come una metropoli, ma mi piaceva moltissimo andare all'estero. E questo fu poi la cosa più importante, perché poi iniziai un percorso di discoteche importantissime a livello italiano, in collaborazione con Radio DJ, con Radio Cecchetto. Certo. Radio Cecchetto abbiamo fatto una compilation di DJ Time che è andata molto bene, legata a Discotech. Mi ricordo quegli anni, insomma, ero sempre in discoteca. Sì, ma infatti quello che mi piace pensare è che nel momento, ti ripeto, in cui io leggevo il tuo libro, avevo come la sensazione che i tuoi incontri erano, tra virgolette, casuali, quasi, quasi non ricercati, però tutto ciò ti portava poi sempre verso una direzione, verso quella direzione. E tanto è vero che a Civitavecchia proprio, un giorno, quello che poi è stato il mio maestro, la persona alla quale io devo tutto, perché posso dire che ho fatto, come dicevano una volta, play e rec con il registratore, sì, che era uno dei più forti DJ che abbiamo avuto in Italia, si chiamava Riccardo Cioni, e venne a Civitavecchia, nella mia città, e mi ricordo che gli diedero una location che era l'Arena Pincio. L'Arena Pincio, per chi non è di Civitavecchia, insomma, è un classico ritrovo dove vanno bene esibizioni di balletto, esibizioni teatrali, ci sono sedie fisse, insomma, fare un DJ, mettere un DJ che comunque mette musica anche con tre piatti non era esattamente una cosa più consona, però era l'unico posto libero a Civitavecchia dove non è mai esistita una discoteca all'aperto. Quell'anno gli organizzatori che fecero questa cosa fecero strike, all'interno di questo locale era strapieno, e io rimasi folgorato da questo uomo che metteva la musica come piaceva a me, poi parlava, cantava e ballava come piaceva a me, cioè era un DJ, lui è DJ full time, e noi tutti siamo parte del DJ full time di quella generazione, ma mi insegnò a fare il DJ showmiz, cioè quello di essere presente durante la serata e fare un'esibizione vera e propria. Tanto allora, che poi tu lo contattasti, no? Sì, io lo contattai proprio e dissi: guarda, lui mi ha fatto, guarda, hai la faccia tosta per poterlo fare questo lavoro, però io considero che ho la scuola a Livorno. Esatto. Io non avevo macchina e non avevo neanche i soldi per comprarmi una macchina in quel periodo, e avevo appena finito la scuola e avevo preso la patente, e mi recai tramite il proprietario di Radio Civitavecchia, che allora portò prima un mio comune amico per fare il lavoro di tentata vendita di questi dischi, sai, una volta c'erano i furgoni che andavano i dischi e rifornivano i negozi. Questo, e mi disse: Roberto, accompagnami con te che vado a Roma. Bene, io vado con lui. Questo ragazzo però non accettò il lavoro perché gli sembrava poco, e a me invece mi diceva, fu come uno scarto, dice: ma vuoi farlo te? Certo che voglio farlo io, mi piace, perché già avevo intenzione di andare a Livorno una volta a settimana per fare la scuola di Riccardo Cioni e nel frattempo aprire anche delle nuove opportunità al negoziante, perché doveva vendere dischi, altrimenti non era logico che io andavo fino là a sprecare benzina. Certo. E così fece, insomma, io con quel furgone ci vivevo, praticamente avevo tutto e andavo a fare la scuola di Riccardo Cioni, imparai moltissimo, andrai nelle discoteche toscane, che era quello che facevano, insomma, più epoca in quel periodo, mi ricordo che c'era il Cursal di Montecatini, il Joy di Prato, insomma, discoteche molto belle, ho fatto questa tiritera con loro, fino a quando poi nell'83 ebbi la fortuna di fare un mio primo pezzo che si chiamava Let's Go Out, suonato e arrangiato, organizzato da me e da un altro compositore della mia città, e un pezzo che adesso mi sembrava molto brutto quando l'ho sentito. Poi tu pensa che l'anno scorso c'è stato un docufilm che hanno fatto sugli anni 80 da parte della Rai e l'hanno messo come sigla, e mi hanno chiamato, e sono stato contentissimo di stare io con i Righeira, con Sabina Salerno, insomma, in questo teatro bellissimo, a presentarlo con questo disco che mi ricordo benissimo come abbiamo iniziato e come lo portavo nella radio. Tu pensa che
con il mio amico di allora, Oberheim, che era un DJ, è ancora un amico con me, ma non fa più il DJ per sua fortuna da allora, e andammo a presentare questo disco per tutta Italia, e lui aveva un 127 con uno stereo reverse, e noi sentivamo quella canzone partendo da Civitavecchia, arrivando a Rimini e ritornando a Civitavecchia. La conoscevate in... nota per nota. Sì, senti, invece, andiamo avanti un po'. Praticamente sempre i tuoi amici, perché così li definisci, molto cari, con cui hai anche fatto determinate cose insieme, vabbè, possiamo dire, uno per esempio è Franco Nero, un altro è Tacconi, l'ex portiere della Juventus, poi c'è Rosalinda Celentano, sono tutti amici tuoi, perché così appunto tu li definisci nel libro, e li definisci anche, cioè dai proprio una caratteristica di particolarità rispetto a tante altre persone che hai conosciuto. Però sono tutti, cioè Franco Nero era un attore, Tacconi un calciatore, la Rosalinda Celentano era una presentatrice, una showgirl, no? Ecco, cosa ti hanno lasciato? Cioè, cosa è stato quella che la mossa? Con Franco Nero sappiamo che cosa avete fatto, anzi lo puoi dire tu. Ti anticipo un attimo, ti dico l'età, no? Nel senso, quando conobbi Rosalinda Celentano, io ho fatto un disco con l'Ariston che si chiamava Che Palle. Esatto, che ho ascoltato. L'ho ascoltato, sono andato a cercarlo. L'hai visto? Sì. Questo Che Palle dell'Aristo, che un pezzo, il videoclip lo feci con Adriana Volpe, che era una showgirl molto simpatica, lavorava con Fabrizio Fizzi, certo, a Scommettiamo che corra uno. Beh, insomma, la casa discografica mi disse di andare a presentare Che Palle a Riga, in Lettonia. Io non sapevo neanche dove fosse Riga, dove fosse la Lettonia. Sì. Sì, perché mi piaceva prendere un aereo. E mio papà, che ancora ce l'avevo, era in pensione da poco, gli chiesi di accompagnarmi, e lui molto contento lo fece, come negli ultimi anni della sua vita. Mi sono molto appoggiato a mio padre a livello proprio personale, perché comunque un genitore non ti tradisce mai, come invece purtroppo altre persone nel corso di questa vita e di questa cosa, insomma, fanno tutti, ma sai, è normale, cose logiche della vita, no? Il proprio sangue conta, è difficilissimo che tira un tiro mancino. Ma insomma, vado su, e in aereo la prima persona che incontro fu proprio Rosalinda Celentano con Maria Sole Tognazzi, quindi le figlie di due grandi. Certo. Con Rosalinda instaurai subito un rapporto di simpatia, perché c'era una vena ironica che ci contraddistingueva. Mi piaceva moltissimo, perché era una bellissima ragazza. Il fatto poi stesso che comunque era la figlia del molleggiato, anche questo sicuramente è stato colpito. Quando arrivai a Lettonia, a Riga, mi ricordo che ancora c'erano le bombe, perché era da poco che si era staccata dall'Unione Sovietica, c'erano ancora delle buche fatte dalle bombe per strada, e mi ricordo che arrivavamo al teatro con tanta gente fuori, perché c'era questa musica italiana con tutti i più grandi, da Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, bellissima manifestazione italiana di quelle all'estero. Mi dissero che il conduttore italiano non si sentiva male, avrebbe potuto andare. E io mi lanciai, presentai questa cosa. E poi per 12 anni avete fatto insieme un programma. Infatti lei e con me feci al ritorno, io gli dissi: guarda, io ho inventato un programma, si chiama Vito Quanti, va di farlo. Va bene, lo faccio. Ed è stato veramente bellissimo. Invece Franco Nero praticamente l'hai conosciuto in una cena, se non ricordo male, o in un'occasione. In un'occasione a Vigna del Mare in Cile. Io andai in Cile perché ero diventato, avevo vinto il pick up d'oro a New York. Esatto. Al Madison Square Garden. Vado in Cile con un grandissimo organizzatore e cantante, lui ormai dico italiano, ma si chiama Oscar Peña, un grandissimo produttore discografico cileno che vive da tanto nella costiera ligure in Italia, e ci invitò alla Festival di Vigna del Mare. Mi disse: Roberto, vieni giù a presentare il tuo pezzo, perché guarda che è una cosa bella. Anche lì, siccome c'era da fare uno scalo a Buenos Aires, vuoi tornare a Santiago e poi Vigna del Mare, mi piaceva molto viaggiare in aereo, andare, io è una cosa che amo, che adoro da sempre. Ci accomuna questa cosa. Cosa bella, ma infatti tu mi hai raccontato di Buenos Aires. Sì, sì. E il mio camerino, immagina che era vicino agli Intilimani, vicino a Ricky Martin, e l'ospite della serata italiana, la grande star, era Franco Nero, e c'era anche Sabrina Salerno, che ha fatto una versione bellissima di Boys. E
diventai amico con Franco, perché poi insomma ci furono delle vicissitudini per le quali lui poi si fidò di me, perché c'erano degli impresari che non volevano pagarlo, io l'avevo sentito, insomma, vabbè, delle cose che tra italiani ci si aiuta, certo, quando si va all'estero, e diventai amico di Franco. Questa amicizia negli anni importanti è durata per tanti anni, proprio veramente, poi dopo ci siamo spostati perché poi sono tornato a vivere, certo, in America, e quindi sai, poi le cose si lasciano, poi un grande attore sta sempre fuori, sempre da tante parti, però per diciamo 9 anni ho vissuto al suo fianco e ho avuto la forza e la fortuna. Avete vinto anche insieme un disco d'oro. Bravo, Giro Tondo Rap. Quindi con, ecco, Giro Tondo Rap. Però dico, questa, la tua vita è costellata di aneddoti, infatti adesso... mi piacerebbe che la regia ci facesse appunto passare un po' quelle fotografie che stava, perché ci sono dei personaggi veramente mozzafiato. Questo sei tu ancora, con nessuno accanto a te. Continuiamo a fare ovviamente DJ, mi piace molto fare DJ, specialmente a Miami dove vivo la maggior parte del periodo. Questo è il grande Claudio Cecchetto, che comunque è appunto... Proprio l'anno scorso abbiamo fatto Miss Italia America, io per 2 anni ho avuto la forza di condurlo negli Stati Uniti e fu il primo programma televisivo al quale Claudio diciamo partecipò dopo un periodo di riposo che si era preso, e per me, come ho detto prima, Riccardo Cioni è il DJ Show Mix che mi ha dato la forza di poter fare quello che ho fatto in console. Claudio invece era proprio il DJ che io prendevo come esempio per la radiofonia e la telegenica. Ma infatti è il primo, nella dedica che ci sono nel tuo libro, la primissima dedica è proprio di Claudio Cecchetto, che naturalmente poi andremo, casomai, cioè i lettori potranno leggere. Questo è Miss Italia appena eletta con Carmen Tusso. Esatto, qua c'è Carmen. Però mi piacerebbe se la regia ci mandasse quelle un po' dei personaggi dell'altro continente. Vediamo adesso se riusciamo. Perché sono state importanti quelle dell'altro continente, dove praticamente andando ad una... Esatto. Franco era il figlio di Anthony Quinn, non figlio vero, però sì, dopo che il papà di Franco non c'era stato più, Anthony Quinn, il grande attore, gli aveva dato il permesso di chiamarlo papà. E lui e Anthony Quinn era un grandissimo. Io mi ricordo che lo vedevo sempre con soggezione le prime volte che lo incontravo a Miami, a Los Angeles, perché ho detto: è un grandissimo attore. Invece lui mi mise subito a mio agio, raccontandomi aneddoti italiani. Parlava l'italiano. Perché lui aveva vissuto a Roma per tanti anni, cioè. Tanti anni, ha avuto anche una moglie italiana. Esatto, i figli vivono ancora, l'attore Danny Quinn mi pare che si chiami. Quindi quello che abbiamo visto prima, quindi è Michael Jackson, una festa importante a cui sono stato. E questa è Yoko Ono. Dietro c'è il figlio di John Lennon, anche lei mi ha fatto molto piacere, perché cioè, tu immagina sempre quel ragazzo di provincia che è partito e che magari suonava i Beatles o suonava le DB, infatti, era privata. Trovarsi con la moglie di John Lennon, il figlio di John Lennon, e parlare di musica, insomma, questa è una foto soltanto, ma io mi sono trovato almeno a una ventina di feste in quel periodo. Mi è piaciuto molto la tua performance, solo che può essere solo italiana, quando hai dato i $300 al cameriere per dirgli fammi tutte le fotografie che puoi, e questo naturalmente trovandosi... Perché poi ha una voce molto impostata da attore, certo, ti fanno le foto solo a te, io perché non sapeva che io avevo dato $300 qui siamo con Liza Minnelli, la grande Liza Minnelli, e tu ti sei trovato anche al suo matrimonio. Sì. Allora io dissi: Liza, don't worry, on one, on two, on three. Allora lei quando mi chiamava contava, capito? Sì. E per ho avuto il suo biglietto, adesso non sta molto bene, anzi ne approfitto per mandarle un grande bacione. Ma per anni ho avuto nel mio ufficio di Roma il suo biglietto di auguri del suo staff per l'anno nuovo, il Buon Natale, c'era scritto Mr. Roberto Onofri, ha scritto Ono THR. Al terzo, insomma. Sì, ma infatti c'è anche la bella gaffe che hai fatto col suo marito, quando gli hai detto che eri felice perché hai vinto un disco d'oro. Quello italiano era per 50.000 copie. Esatto. Milioni di copie, perché va in base ovviamente alla popolazione. Il marito si chiamava David Guest. David Guest
per chi come noi, come ti ho detto e come avrei fatto anche te sicuramente, quando mettevamo i dischi noi leggevamo sempre da chi certo, era prodotto, certo, assolutamente, era... il produttore no, David Guest l'avevo sentito e Franco, Roberto, diglielo che abbiamo vinto un disco d'oro. Allora io, ah Mr. Guest, abbiamo vinto un disco d'oro, ah really Roberto, complimenti, complimenti, complimenti. A casa sua apre la porta di casa la sua cameriera, lui era dietro, vedo attaccato in parete tutti i dischi di Michael Jackson, Stevie Wonder, esatto. Tutti i dischi di platino. Allora ho chiesto scusa e lui invece mi ha detto no Roberto, tranquillo, si parte sempre, esatto, perché dice si parte sempre da qui, per cui va benissimo. Questo invece è un biglietto che, questo che mi ha dato Michael Jackson, particolare proprio lui, per la riunione dei Jackson 5, che come puoi vedere c'è scritto 7 settembre 2001. L'11 settembre del 2001 è successo, certo. Tu immagina che noi siamo partiti per venire qui il 10 e io volevo rimanere ancora il 10, che era l'ultima serata di Michael Jackson. Siccome questa bellissima serata al Madison Square Garden c'erano i più grandi, da Whitney Houston, c'era Susan Sarandon, Marlon Brando, cioè i più grandi in assoluto, ci dissero di rimanere. Io di Franco torna, dice no Roberto, devo tornare perché ho un film che mi aspetto, doveva ripartire per la Germania. E allora un po' a malincuore partì e mi ricordo che quando arrivavamo l'11 settembre con scalo a Milano da New York, vidi questa, quello che era successo l'11 settembre e io dentro me dico, ma scusate, fate vedere questi film degli aerei che cadono dentro un aeroporto, non è consono. E non avevo capito che era una cosa vera. Da quel momento in poi è cambiato il mondo. È cambiato il mondo e quell'America che io mi ricordo così divertente, così piena di euforia, di soldi, di voglia di fare, non c'è stata più. I controlli, la malafede, il fatto di non fidarsi è stata, ha preso veramente su sì, tutto. Sì, sì, no, no, lo capisco, lo immagino perché tutti ci ricordiamo che... Quella che beh, qua, questo è un quadro che mi ha fatto il maestro Dondè, che ho appiccato nel mio studio, con Whitney Houston. Questa è una foto che è vera di Whitney Houston che loro hanno riprodotto in versione quadro, me l'hanno dato a Lugano. Sono piccoli riconoscimenti, però credimi, mi hanno gratificato i sacrifici che ho fatto. No, no, ma infatti ti ripeto, io diciamo che noi quando abbiamo pensato un po' a cosa dire all'inizio per poterti presentare, secondo me l'immagine più bella appunto di questo ragazzo che si trova anche con capacità, non soltanto con fortuna, perché nella vita ci vuole anche la fortuna. Qui sei, ora passerà anche quella con Tony Renis, che ecco, anche qui. Tony, anche, Tony, esatto. Abbiamo fatto, perché io ho realizzato il disco di Valeria Marini, che abbiamo allegato a Di Più, sull'Aquila, Volare, le abbiamo fatto cantare Volare. Considera 320.000 copie vendute su Di Più, quindi triplo, certo, disco di platino, una cosa... Certo. E poi con lei che non è cantante, però insomma... No, ma Tony Renis a me è sembrato sempre, secondo me è il più americano degli italiani, cioè lui ha preso ormai quel, ma già da tanto tempo, ormai non è più un italiano, è proprio il classico italo-americano che parla anche così. Ma quando ti racconti i suoi aneddoti, quelli miei, niente in confronto. Lo immagino. Ero arrivato all'ultimo giorno, non avevo più soldi, però mi ero preso il miglior albergo perché questa cosa... serve, in America dove incontro gente, e allora avevo dato gli ultimi soldi che avevo, come i famosi miei $300 che esatto, avevo dato, esatto, al concierge dell'albergo per chiamarlo col via voce Mr. Tony Renis, è desiderato, si alzava e faceva il passaggio della piscina incontrato un produttore. Questa sì, è una cosa che ricordo tanto e mando un saluto a Tony, magari in replica da qualche parte ci vedo. Chissà, sarebbe bello, lo saluterò anch'io. Senti, noi, la nostra è una piccolissima, diciamo, pillola, no? Però quando ci sono personaggi come te è chiaro che potrebbe durare anche 10 ore, per cui, anche perché è sempre interessante sentire un po' gli aneddoti e così via. Però mi piace l'idea di pensare, noi abbiamo qualcosa di te in ogni casa al mondo, perché il decoder, detto Ciborio, praticamente nasce da una tua idea. È una mia idea realizzata a Roma nel 2016, noi abbiamo pensato, sai, girando tanto il mondo con Franco, avevo specialmente proprio tante famiglie siciliane, sia catanese che palermitane, che abbiamo incontrato nel mondo, tante persone che
Non noi, scusami se ti interrompo, noi siamo dappertutto, i siciliani siamo dappertutto. Vai. No, devo dirti una cosa, chi è superiore a tutti, ormai la statistica, sono i calabresi. Ragazzi, i calabresi sono ovunque, cioè c'è sempre un calabrese dietro la porta che ti aiuta e che ti fa compà. E questa è una cosa veramente bella. Poi a ruota i siciliani, poi i napoletani, vabbè, poi esatto. Ci sono... e poi c'è i pugliesi, poi c'è... Okay. Insomma, ti dico, insomma, questi signori, io mi ricordo che un giorno, siccome avevo lavorato moltissimo, specialmente con Rosalinda, quando facevamo Super Six, era una syndication italiana, avevamo 180 emittenti che venivano collegate dalle 14.30 alle 15.30 tutti i giorni per fare la syndication Super Six. Tu immagina che nella televisione italiana, molte volte quando ne parlo con il dottor Stroscio, che cioè, comunque se ne, che salutiamo naturalmente, il nostro editore. Bruno, che lui che è sempre, io sono un suo fan, siamo dei fan a vicenda. Ok. però guarda, abbiamo tutto, questo okay. Col mio cappellino. E insomma, quando parliamo di questa cosa, io ho parlato molte volte di come funziona il... insomma l'editoria italiana di come funzionava al tempo, quindi c'era una grande terzo polo televisivo che si chiamava RTI, che non c'entra niente con la concessionaria di Mediaset. Quando si sfaldò questo grande gruppo, da questo gruppo, per farti capire la forza di queste emittenti che erano collegate tra di loro, venne fuori Super Six, Italia 7, Gold, certo. Insomma le syndication che per anni ma anche ora oggi hanno una loro importanza. Allora erano soltanto certo. Una. Questa cosa qua però mi ha fatto veramente capire e parlare con tutte le varie emittenti italiane, con tutti i vari editori italiani. Quando sono andato fuori, volevo sempre portare la televisione italiana in maniera legale e costruttiva, ma non c'erano le tecnologie. Certo. Però le persone mi dicevano, non mi interessa tanto vedere Rai 1, Rai 2 o Canale 5, perché tanto quello che dice Rai 1, Rai 2 o Canale 5, per esempio adesso di Biden piuttosto che certo. Secondo di Trump, eccetera, lo dicono comunque anche le nostre, quindi è quello. Però mi manca il sapere della mia città. Ecco, io sono di Catania, voglio capire quello che accade in Sicilia. Certo. Io sono di Cosenza, voglio capire quello che accade in Calabria. Certo. Allora io mi misi al lavoro e la tecnologia ci ha portato, insomma, un grande strumento che era un diodo, che convertiva tutti i flussi, che te lo dico in parole poverissime, che c'erano su internet legali e diciamo in chiaro da poterli trasmettere. Abbiamo provato e abbiamo inventato questo ciborio. Ciborio che veniva sempre da un detto romano, no? Perché ci sono delle cose, ma che se il ciborio? Il ciborio era la copertura nella messa, nelle varie messe, e quindi... Che si salvava sempre il popolo, no. Certo. Quindi noi avevamo una copertura con ciborio, che adesso però, invece oggi si chiama cyborg. L'hanno messo perché gli americani non riuscivano più a dire ciborio. Quando ti chiamavano I want to speak to ciborio, sembrava che sì, esatto. Allora cyborg e cyborg scrivono con la Y, invece è ciborio, capito? Si scrive. Io poi ho avuto questo mio socio, insomma, che ha rilevato tutta l'organizzazione, perché io poi mi occupo di altro, non è una cosa che... Però a me piace quando racconti che tu sei partito con 100 di questi piccoli affarini, e poi quando sei arrivato... E quindi io ho pensato a questo punto, nel momento in cui lui ha dato, appunto, ha ceduto la sua parte, sarà diventato miliardario. Tu mi hai già risposto dicendo... Detto prima, nascono poveri e muoiono poveri. Non mi commentare, però ti devo dire che spero di poter continuare con l'avventura cyber. Mi piace molto inserire dentro dei canali. Io adesso mi occupo anche di porti, perché per la Rai conduco un programma che si chiama Oscar dei Porti, e quindi c'è un canale che si chiama Porti Bu, che va in onda in tutti i porti. Mi occupo di fiere italiane, ho un bellissimo studio dove sei invitato quando verrai. Anche Enzo mi ha detto che sarebbe venuto, ma non è mai venuto. Siamo a Roma, all'interno della fiera di Roma, della nuova fiera di Roma. Ho dei miei collaboratori, ci sono anche i miei fratelli a Miami, o ci andrei television, cioè gestisco queste cose perché è una cosa che fa parte del mio lavoro, ma la cosa che mi diverte di più in assoluto è sempre quello di mettere musica. E quindi vi invito il 31 dicembre di quest'anno a Link Road a Miami Beach, perché farò il DJ
con il grande Francesco Bisignano, che è un locale straordinario. Donna Fernanda, siamo tutti lì. Anzi, allora, siete invitati tutti. E allora ci vediamo a Miami. Non sarebbe male. Con piacere. No, non sarebbe male. Senti, ma cioè tu, ecco, sei un pioniere, no? Anche il discorso, per esempio, di Port TV oppure di tante altre realtà di TV, cioè tu hai questa, secondo me, questa grande capacità di collegamento, ok, tra le varie realtà. Però, come diciamo poco fa, tu cominci negli anni Ottanta, sei, tra virgolette, per certi aspetti un pioniere. Io ricordo che in quegli anni c'era Carlo Masserini che parlava di video, cosa che era una cosa... Scusa, non si è sentito? Mr. Fantasy. Mr. Fantasy, certo, assolutamente sì. La sua tenuta bianca era sempre... Ed era qualcosa che era bellissimo. Oggi credo che sia molto più difficile, no? Per un ragazzo che vuole proprio intraprendere un po' quell'attività che è proprio della musica. Quanto, secondo te, perché quanto è più difficile? E forse è la domanda più stupida che, o banale che si possa fare. Qual è il tuo consiglio? Però a volte, secondo me, persone come te possono essere veramente un esempio, possono dare veramente dei consigli pratici e non le grandi parole. Io dico una cosa, allora, oggi sono avvantaggiati su una cosa, che internet è velocissimo. Se tu mi vuoi far arrivare una canzone che reputi che possa passare io nei locali o che possa essere ottima per qualsiasi radiodiffusione, una volta che l'hai fatta e organizzata anche da casa, non c'è più bisogno dei grandi studi di incisione, certo. Riesci a la parte negativa di questa cosa è che purtroppo ce ne sono tante, ci sono tantissime. Il mare grande. Sono, poi specialmente oggi con l'intelligenza artificiale, ragazzi, che gli puoi cantare tre strofe e diventa una mezza hit per te, ma poi tu non sei capace neanche a reggere il pubblico. Ma tu guarda anche le canzoni di Sanremo. Amadeus ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni. Arrivo a una cosa importante, perché lui è stato, grazie a Fiorello, secondo me, il primo anno che lo ha lanciato verso dei traguardi straordinari, ma sono amici e questa amicizia si sente. E ci sono le canzoni belle che hanno retto, però dopo un po' tu ti dimentichi le canzoni che vengono cantate a Sanremo. Certo. Io, per esempio, di quest'ultimo Sanremo mi è rimasto impresso Angelina Mango quando ha cantato La Rondine. Se tu mi dici cantami un pezzo del brano, non me lo ricordo, però ci sono degli aneddoti, no? Allora oggi, secondo me, i ragazzi, se hanno la forza di fare musica, di avere musica, non devono essere, devono avere una loro prerogativa, devono avere un loro modus operandi. Non è facile, perché oggi i soldi servono tanto ed è tutto molto caro nel poter produrre e autoprodurre. C'è un sottobosco di persone che prendono soldi e rubano soldi su questa cosa qua. Questo purtroppo si sa. Cioè, io proprio oggi sono imbattuto su YouTube su alcuni che prendevano dei soldi per poter fare delle cose discografiche con personaggi che neanche sapevano l'esistenza di queste persone, però c'è ancora chi ci crede, perché sai, il vederti in televisione, il vederti in America, il vederti davanti a un palco, il vederti fare determinate cose è sintomo di successo, no? E quindi tu pensi che fare i soldi, il modo più semplice è quello di andare a fare qualcosa subito di questo, vedi? Certo. Che ci sono trash in giro per tutto il mondo che accorciano, diciamo, la logica di avere successo veramente come un personaggio. Però io devo dire sempre, che dico a tutte le persone, ai ragazzi che incontro, che se loro credono nel proprio lavoro devono insistere, devono cercare di fare, devono cercare di pubblicare. Oggi hanno mille modi di fare, non fare cose di grandi passi, ma sai, essere comunque un DJ anche in una periferia di una città piccola può darti la forza di poter entrare nell'Olimpo, di sognare, di andare. Io non ho mai chiesto, quando avevo 17, 18, 19, 20 anni, quanto mi dai per andare a fare una serata. Certo. Io volevo andare a fare la serata, poi magari ho dormito in macchina, poi magari con i miei amici non avevamo anche i soldi per andare a cena. Oggi il ragazzo che fa questo lavoro e che, come dico io, può essere anche mistificato, perché puoi preparartelo tutto a computer e far finta di mixare, invece noi dovevamo mettere i vinili. Col vinile era un po' diverso. Oggi, capito, è un po' più semplice. E però la prima cosa che chiedono è quanto mi dai,
che cosa fai? O allora ci sono le persone che non chiedono niente perché non hanno la forza poi di chiedere niente e c'è chi se ne approfitta, oppure chi chiede tanto e viene fatto fuori. Ci vuole una via di mezzo, però io dico sempre che ci sono tanti indirizzi internet, tante persone valide. Io, ecco, hai citato le persone che mi hanno diciamo dato un loro pensiero sul mio libro. Cecchetto è uno di questi. Claudio è un innovatore, secondo me, se voi scrivete a Claudio avete una bella idea, lui ha inventato Radio Cecchetto, ascolta tutti. Poi certo è nella persona capire se la persona che scrive ha del talento, certo. Sai, e il talento possono averlo, il successo lo possono averlo tanti, ma il talento pochi. No, il successo può fare anche con un brano, ma il talento devi averlo dentro. Senti, a questo punto, Roberto, io ti posso dire soltanto che mi appassiona molto, cioè, allora, a me piace molto la musica, mi piace molto, e devo dirti che il tuo libro, tutto sommato, è un libro molto leggero, ma secondo me volutamente leggero, perché ti deve arrivare immediatamente. Poi, avendo la doppia lingua, sia inglese che italiana, è molto molto fruibile, e ti devo dire che scusa, hai scaricato la compilation? No, io non l'ho scaricata la compilation, perché ti devo dire la verità, il libro l'ho avuto ieri, quindi me lo sono praticamente divorato. Sì, ed è qui, infatti. Voi la scaricate, c'è un'ora e dieci di musica circa, anni 80-90 mixata. Quindi ti porta indietro nel tempo con una musica, ed è gratuita, ragazzi, l'ho voluta proprio gratuita con la nostra etichetta discografica GMB Production, che saluto, insieme al team Eccellenzia che ha voluto questa compilation. Insomma, c'è un collega DJ, Johnny Z, che ha realizzato come questo. Abbiamo preso il disco d'oro, l'ultimo, dobbiamo andare a ritirare. Ma tu immagina che nel giro di 3 settimane ci sono stati quasi 21.000 scarichi. E infatti, per questo dico, cioè, questo è uno strumento che secondo me ti fa capire un po' quello che era l'entusiasmo di una volta e la consapevolezza di oggi, con tutto il lavoro che c'è in mezzo. E ti devo dire grazie proprio per questo motivo. Noi naturalmente, purtroppo, dobbiamo chiudere. Abbiamo anche sforato un pochino. Lo so. Ma ti faccio dire una cosa, guarda. È uscito, a questo te lo manderò giù con Enzo. Io Perfetto. Spero che a Catania nelle prossime settimane. Di porto questo, allora, Best Record, la conosci, un'etichetta sì, importante? Assolutamente, sì, certo, è chiaro. Casalini, che è un pioniere, che è anche uno di quelli che mi ha fatto una dedica, ha fatto uscire 2 miei remix bellissimi. Questo ero io in quegli anni, guardate ragazzi. Si può dire un figo, dai. Però bello, insomma, te lo porto per farti capire quando la musica... Ti ripeto, io ho letto il libro e ti dico, ho avuto questa percezione, e questo secondo me è appunto un bellissimo messaggio, perché ti dà la possibilità di tornare indietro col tempo, ma non essere, come si dice, nostalgico, perché il futuro ti presenta tante altre cose. E quindi ti devo dire veramente grazie. A questo punto noi ci vedremo quindi a Catania. Quando sarai qui, naturalmente verrai il nostro ospite in studio, già lo sei stato, per cui conosci gli studi. Per il resto ti posso dire soltanto grazie e alla prossima. Invece con voi, per quanto riguarda noi, molto probabilmente andremo a questo punto anche in vacanza, ce la meritiamo un po' di vacanza anche noi, andremo a fare sicuramente qualche bagno a mare, visto che siamo a Catania e il mare non ci manca. Ci rivedremo sicuramente molto volentieri a settembre con un nuovo ciclo di interviste, appunto, e di autori, e a questo punto che vi posso dire soltanto buona vita a tutti e grazie per essere sempre con noi. Ciao. Grazie. Una produzione esclusiva Italian Television Group, distribuito in tutto il mondo su Amazon, dal Mar Tirreno ad Ocean Drive, dalla provincia Miami Beach, un libro autobiografico di DJ Onofri. Roberto DJ Onofri, dal Mar Tirreno ad Ocean Drive, dalle origini ai giorni nostri, dall'incontro con il DJ full time che lo ha fatto innamorare della console, alla televisione nazionale. DJ Onofri, il libro in distribuzione mondiale su Amazon.